Bene, l'autobus che ci porterà in montagna dovrebbe arrivare tra poco. Avete preso tutto? Sì. La mia valigia è pesantissima. Anche la mia. Tu cosa ci hai messo? Beh, gli abiti invernali, il cappello, i guanti, la sciarpa, i maglioni. I pantaloni di lana, l'impermeabile, il cappotto, i calzini di lana, gli stivali e i doposci. Arriva l'autobus. Sarà una settimana bianca, divertente e rilassante. Mamma, cos'è la settimana bianca? In inverno si trascorre una settimana di vacanza in una località di montagna, durante la quale ci si dedica agli sport invernali. Quali sono gli sport invernali? Gli sport praticati più comunemente durante la settimana bianca sono lo sci, lo snowboard, lo slittino, il pattinaggio e l'escursionismo. Bene, eccoci arrivati allo chalet. Andiamo a mettere la tuta da sci. Ci aspetta una giornata sulla neve. Mamma, io non so sciare. È per questo che prenderai lezioni di sci con un maestro. Guarda, ci sono bambini che vanno con lo slittino, altri che praticano il pattinaggio sul ghiaccio. I bambini laggiù stanno facendo un pupazzo di neve. Il maestro di sci ti aspetta insieme agli altri per la prima lezione. Vado, a dopo. Bene, abbiamo l'intera mattinata libera per sciare. In quel negozio possiamo noleggiare tutta l'attrezzatura: sci, bastoni e scarponi. Ci sono tante piste innevate. Gli impianti di risalita sono da quella parte. Lo skilift, la seggiovia e la cabinovia. Andiamo. Sciare, indicativo presente. Io scio, tu scii, lui scia, noi sciamo, voi sciate, loro sciano. È molto divertente sciare su queste piste. Stavo parlando con quei ragazzi. Mi hanno detto che praticano sci alpinismo. Si pratica su pendii fuori pista, giusto? Sì, è per sciatori esperti. Bisogna stare molto attenti. C'è il rischio di essere travolti da una valanga. Per questo loro andranno con una guida alpina. Chissà cosa stanno facendo i miei genitori adesso.
Hanno detto che avrebbero passato la giornata a fare sci di fondo. Questa pista è bellissima. Guarda, su quella cima c'è un ghiacciaio. Questa montagna è davvero bella. In estate organizzano delle arrampicate su quella parete rocciosa e delle escursioni. È possibile fare delle escursioni anche in inverno con le ciaspole. Hanno organizzato un'escursione di 2 ore proprio per domani. Si parte dallo chalet e si arriva al rifugio, che si trova sul versante orientale della montagna. Ci sarà una guida esperta. Potremmo partecipare, che ne dici? Certo, mi sembra un'ottima idea. Bene, adesso torniamo allo chalet. Ho proprio fame. Voglio mangiare un bel piatto di polenta. Io prenderò anche un vin brûlé. Ma dove saranno Giulia e Marco? Hanno detto di voler passare il pomeriggio alle terme. Questo centro benessere è meraviglioso. C'è anche la piscina all'aperto riscaldata, la sauna e il bagno turco. Nel tuo paese esiste una tradizione simile alla settimana bianca? Scrivilo nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, lascia un bel like ed iscriviti al canale. Noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!